Una scelta ponderata che ha superato i confini della regione, ma non ha preso un vescovo da una regione chissà dove, una regione simile alla nostra. Quindi un vescovo che viene da un'altra terra, ma che può capire la nostra terra. E soprattutto dal fatto che supera certi particolarismi locali che talvolta frenano lo sviluppo del Molise. Perché delle volte l'insidia di vivere la realtà localistica locale frena tante iniziative, per cui è un vescovo capace di guardare lontano, capace di capire le situazioni e insieme radicato in una realtà povera e semplice, umile, piccola come la regione Molise, con la regione Basilicata che è simile tanto alla regione Molise, tant'è che nel saluto lui ha ringraziato immensamente proprio la terra da cui lui è venuto. Io continuerò la mia attività, d'intesa con lui io sarò di accompagnamento a lui quando sarà necessario, ma rispettando tantissimo la sua autonomia, in modo che lui sarà libero di fare tutte le scelte che vorrà fare, in modo tale che sarà autonomo in pieno, laddove desidera avere un aiuto io potrò darglielo liberamente e serenamente. Resto in Molise, sì, forse anche in città io vorrei restare, vedremo anche dove. Il suo ricordo del Molise. Una diocesi bella, serena, soprattutto molto unita. Avete visto che stamattina si è visto chiaramente nessuna domanda, nessuna polemica all'interno del clero. Anche il fatto della cattedrale non è visto come è stato chiesto da qualche emittente, è stato visto invece con la fatica costante, ma l'opera che noi ci abbiamo messo tutti insieme, i parroci della cattedrale, l'ufficio tecnico, le realtà regionali, tutti, la CEI, tutti abbiamo collaborato. Certo che i tempi sono lunghi, restaurare una cattedrale di quel tipo, immensa com'è, occorre tempo e spazio e anche denaro. E dichiaro che però è stato tutto bello investito, soprattutto tutto, permettetemi, trasparente. Non c'è nessuna cosa, non ci sono finanziamenti nascosti, è tutto stato veramente fatto bene, con grande cura e con grande attenzione. Ecco perché la diocesi che io lascio è una diocesi serena, una diocesi tranquilla, una diocesi che guarda avanti e soprattutto una diocesi che in questi anni, anche per i tanti articoli che abbiamo fatto, di cui per esempio in questo libro c'è costante testimonianza, questa diocesi ha preso coscienza e consapevolezza della sua dignità, del suo valore. Questa è stata la cosa bella, cioè è una diocesi, è una terra, anzi direi, che è capace di dire, ecco, noi siamo importanti, siamo preziosi, siamo piccoli ma preziosi. Questa è la consapevolezza che in tutti gli articoli, che in tutte le parti d'Italia io ho fatto, la bellezza, io ho avuto dei riconoscimenti straordinari sull'amore che ho mostrato a questa terra, su come tanta gente ha riletto il Molise proprio perché ha letto le lettere di Brigantini. Questa è l'esperienza che io lascio. Ed è quello che io vorrei affidare veramente al Signore. Questa è la cosa più importante anche perché superiamo le critiche spesso non serene che sono state sollevate. È chiaro che i tempi si sono allungati, ma si sono allungati non per pigrizia, ma per motivi tecnici. A quel punto noi possiamo dire io mi impegno, queste cose le ho già dette a lui personalmente per telefono, io mi impegno ad aprire la cattedrale, in modo che al suo arrivo lui possa entrare in cattedrale, perché io ho già parlato con lui, dividiamo i tre momenti, la sua consacrazione che avverrà a Matera, il restauro della cattedrale e la riapertura e l'ingresso in cattedrale. I tempi dell'ingresso, i tempi dell'apertura non li sappiamo per il momento, è difficile, poi io non sono un ingegnere che possa darvi con esattezza le cose. Però vi dico che non sono così lontani.